Sì, siamo qui con Iuri Lombardi, presidente del Poetic Anten, associazione culturale che ha sede qui a Firenze, a Sesto Fiorentino, scrittore, poeta e organizzatore culturale. La prima domanda che vogliamo porgli è perché ha deciso di fondare l'associazione Poetic Anten e quali sono le attività principali che essa svolge? L'associazione è nata 2 anni fa ed è nata praticamente, era nata per uno scopo ben preciso, quello di portare la letteratura nei posti desueti dove di norma la letteratura non entra, tipo i pub, tipo questi locali. C'era anche la velleità, che poi si è scoperta essere una velleità perché non siamo poi riusciti a farlo, quello di portarlo anche nelle corsie degli ospedali e nelle carceri. Però poi di acqua sotto i ponti ovviamente ne è passata in 2 anni, le cose sono anche fortemente cambiate, ci sono state una serie di vicissitudini che poi hanno fatto sì che l'associazione oggi diventasse una sorta, un'etichetta editoriale. E quindi abbiamo poi, come dire, cambiato l'indirizzo dell'associazione facendo appunto editoria e diventando appunto Poetic Anten Edizioni. E oggi organizziamo concorsi letterari, grazie appunto all'appoggio anche di Lorenzo, eccetera, eccetera, e stampiamo libri, abbiamo bensì 7 collane, se non erro, 2 di narrativa, 2 di poesia, una di saggistica, uno dei lavori collettivi, quindi intesa per antologie, e E di una teatro. per il teatro, una per il teatro. Sì, perché anche lì mi sono accorto che purtroppo il teatro diventa elitario come la poesia, quindi nessun editore ha interesse a pubblicare teatro. Da lì è nata questa idea appunto della collana di teatro. E quali sono alcuni degli ultimi lavori che sono stati pubblicati appunto con l'attività di editoria di cui vuoi parlarci, sia tuoi personali che collettivi? Abbiamo pubblicato di recente diversi libri importanti, importanti soprattutto sul piano della saggistica, perché abbiamo un libro intorno alla poesia di Paolo Ragni, che è praticamente un libro che racchiude tutte le interviste ai poeti, ai senior, per intendersi, della letteratura che Paolo ha fatto. E quindi è un libro molto prestigioso che tra l'altro è finito anche al Dipartimento di Filologia dell'Università di Siena, che l'ha richiesto proprio il dipartimento stesso, perché ci sono poeti importanti dentro, tipo c'erano Roversi, Fabiani, Elena Bettarini. Bono, Bettarini, eccetera, eccetera. Poi un altro volume importante, sempre della saggistica, che abbiamo pubblicato è Le parole di seta, che è sulla falsariga di Lorenzo Spurio, sulla falsariga di Paolo, del libro di Paolo, perché anche lì sono interviste, solo che invece di essere interviste ai poeti senior, per intendersi, sono interviste a poeti contemporanei, quindi si potrebbe definire i poeti junior. E anche quel libro sono molto contento di averlo potuto editare, anche perché ha avuto anche un discreto successo, insomma, nell'ambito, seppur sempre diciamo elitario, perché poi alla fine non è che una mattina cioè diventa un discorso elitario, perché ovviamente la gente ad interessarsi di poesia è sempre meno, quindi insomma. E poi abbiamo pubblicato anche importanti romanzi, alcuni romanzi di Paolo, un romanzo storico, intendo di Paolo Ragni, che è l'ultima estate a Famagosta. Poi abbiamo pubblicato sempre di Paolo Belfine, che sono dei lavori di prosa importanti di Paolo. Ritornando sulla saggistica, un altro libro che per me è interessante è una lettura che Lorenzo Spurio ha fatto su McEwan, sull'ultimo romanzo di McEwan, nella precisione si intitola Il sangue no, il saggio. Anche quello è un bellissimo saggio, insomma. E quindi, insomma, bella la parte saggistica che abbiamo pubblicato, notevole anche appunto, come dicevo poc'anzi, la narrativa. Quindi diciamo che sono abbastanza contento delle cose che abbiamo pubblicato sino adesso.
Bene, per quanto riguarda invece la tua attività come autore, quali lavori hai pubblicato con la casa editrice e quali progetti hai per il futuro? Con la casa editrice ho pubblicato una mega raccolta di poesie che si chiama Blackout, che racchiude la mia attività di poeta di 15 anni, non di quando avevo 15 anni io, ma di 15 anni Di di attività, poesia, sì. di attività, e nel suo insieme il volume si presenta suddiviso, cioè raccoglie due raccolte mie di poesie. E la somma dei giorni è appunto la poesia di la raccolta di Blackout. Poi, sempre con Poeticante Edizioni, ho pubblicato il mio teatro, perché io mi sono trovato pure a scrivere opere teatrali, non ne ho scritte molte, e che l'ho racchiuse poi tutte in un unico volume. Il volume si chiama Soqquadro, si intitola Soqquadro, e appunto l'ho pubblicato per Poeticante Edizioni. Poi prossimamente volevo fare un attimino una sorta di antologia dei miei racconti e dei miei romanzi scritti dal 99 sino al 2014, appunto da editare due volumi che prossimamente forse usciranno, insomma. E adesso una domanda sulla letteratura in senso generale. Qual è secondo te il valore principale della letteratura e il futuro stesso di questo genere artistico? Ma allora, il valore della letteratura. La letteratura ha un valore se racchiude una coscienza civile, cioè vale a dire se è una letteratura che può intervenire a dare un proprio contributo di coscienza e a livello sociale e a livello politico. Perché la letteratura, se no di sé per stesso, cioè una letteratura che diventa poi una sequenza di io, non è più una letteratura. Diventa un, come posso dire, un rispecchiarsi nello specchio, ma non diventa letteratura. Quindi una letteratura di coscienza, questo sì. Per quanto riguarda il genere di letteratura, beh, parliamone, ci sarebbe molto da discutere. Io penso che comunque sia il genere magistris, che rimane tuttora il romanzo, va bene, il genere per eccellenza, sicuramente avrà delle grosse variazioni. Delle grosse variazioni sino ad arrivare ad essere contaminato da altri elementi e da altri generi letterari, tipo per esempio la fusione tra il romanzo e la scrittura drammaturgica, cioè quella appunto riferita al teatro. I rapporti che ci possono essere anche tra i romanzi e la poesia, non a caso, cioè praticamente la scrittura in versi. Non a caso non a caso praticamente la poesia sta andando sempre più velocemente e repentinamente verso una proseizzazione del verso, e quindi sta avendo sempre di più un atteggiamento meno lirico, ma più fortemente narrativo. E quindi sarà la poesia stessa ad avvicinarsi a quello che rimarrà il genere magistris, che è appunto il romanzo per eccellenza, che oramai è da 3 secoli quasi che domina la scena letteraria. Cioè, vale a dire, il romanzo coincide proprio con l'idea, con la posizione ideologica dello scrittore. Uno scrittore, se ha qualcosa da dire, lo sviluppa appunto in romanzo. Prima di un racconto, prima di una poesia, prima di un testo di una canzone, prima di un'opera teatrale. Proprio perché il romanzo è rimasto il genere magistris. Anche se nel corso di questi secoli ci sono state una serie di variazioni, ed il romanzo stesso ha avuto, a mio avviso, una morte apparente, che ha fatto sì che il romanzo più in voga fosse il romanzo studiato a tavolino, cioè quello che una volta si chiamava il romanzo d'appendice, quello che vendeva, e che oggi invece si chiama semplicemente un romanzo da banco, in cui tu vai negli autogrill sulle autostrade e trovi queste cataste di romanzi, eccetera, eccetera. Bene, quelli sono tutti romanzi da banco. Il romanzo da banco, purtroppo, per un'operazione legata al marketing, per una questione anche forse identitaria della società, perché il prototipo stilistici, i prototipi di bellezza, quindi si va a intaccare anche la sfera dell'estetica,
della società sono fortemente cambiati. Io direi che abbiamo oggi dei propositi veramente bassi da basso impero, ecco. E quindi di conseguenza il romanzo automaticamente ha avuto questa sferzata. Io mi incazzo moltissimo quando poi cercano di attaccare etichette al romanzo, perché lì praticamente non si può attaccare un romanzo, un'etichetta al romanzo, tipo per dire che ne so, ecco, Tondelli è letteratura omosessuale, ma chi l'ha detto? Dove sta scritto? La letteratura è letteratura, punto. Poi c'è un altro discorso da dire, che la letteratura, secondo me, il romanzo nello specifico, per essere grande, per avere tutta questa sua grandezza, deve fuoriuscire dal genere, perché il genere è la morte del romanzo. Cioè, ora siamo arrivati ad un punto in cui se tu fai una cosa di genere, che ne so, fantascienza, giallo, poliziesco, noir, eccetera, eccetera, comprometti quello che invece è il grado, l'impronta stilistica dello scrittore. Cosa voglio dire? Che facendo oggi, negli anni del 2015, va bene, un romanzo di genere, secondo il mio avviso, secondo la mia esperienza, blocchi quella che è invece la sperimentazione dell'autore, perché la sperimentazione di un autore è sempre sulle righe, quindi va sempre fuori del Quindi genere. ne minimizzi il contenuto Ne stesso? minimizzi il contenuto stesso, ma soprattutto la tua impronta di identità come autore. E d'altronde la carta d'identità di uno scrittore non è altro che lo stile. Certo. L'ultima domanda, quali sono secondo te, i poeti o scrittori del secolo scorso che sono stati più dimenticati, quindi di quali non se ne parla? La critica ha tralasciato e quindi ne sentiamo in un certo senso la mancanza di questa trattazione, questi autori. Sono Beh, sono tanti, tanti, sì. purtroppo. Sono Alcuni tanti. casi più evidenti di cui vuoi parlarci? Ma tanto per fare nomi, io penso che sia stata dimenticata la scuola degli anni 50 napoletana, cioè da Domenico Rea sino ad arrivare a Michele Prisco, che è stata completamente dimenticata. Tanti altri autori, per esempio, un'altra grande dimenticata è Fausta Cialente, che è completamente dimenticata, cosa che ha scritto delle cose molto interessanti. Un altro autore dimenticato, vabbè, ora qui siamo a Firenze, siamo nella sua città, è Sergio Saviane, è Giorgio Saviane, chiedo scusa, perché Giorgio invece era un autore di punta negli anni 80 della Rizzoli e a un certo punto praticamente è scomparso. Dei poeti, proprio dei poeti, beh, lì ce n'è un'infinità di dimenticati. Per esempio Bettocchi, è un poeta completamente dimenticato. Ma quale pensi sia la ragione di questa dimenticanza di certi autori? Il disinteresse magari da parte dei familiari, dell'opinione pubblica, oppure ci sono anche, diciamo, dal punto di vista editoriale, dei grandi marchi editoriali, un disinteresse a non tramandare, diciamo, l'opera di certi autori che magari erano più legati a determinati territori geografici e quindi non hanno. Non sono riusciti a spiccare, diciamo, a livello nazionale. Ma Qual è la ragione, perché diciamo, secondo te principale? Ad esempio per Saviane, qual è sì. stato il procedimento di oblio che negli anni è Per stato. Saviane non intervengo perché lì c'è una questione privata legata ai diritti d'autore, eccetera, eccetera. Bisognerebbe entrare nel suo privato, cosa che non voglio fare. Però per altri autori ti posso garantire che il bello e il cattivo tempo l'ha fatto sicuramente la critica letteraria. Anche perché oggi la critica letteraria non esiste più. La critica letteraria storica era divisa in due principali fazioni. C'era la critica letteraria accademica, cioè di coloro che insegnavano all'università o letteratura italiana o storiografia della letteratura, eccetera, eccetera, o della critica stessa, che erano critici letterari di tutto rispetto, perché ovviamente erano comunque sia accademici che avevano passato tutta la loro vita a studiare quello. E poi c'era invece la critica, molto più interessante, di militanza, cioè i critici militanti. Chi erano coloro? Costoro. Costoro erano coloro che scrivevano sui quotidiani, cioè sui giornali. Scrittori stessi, italiani, poeti, per campare facevano i giornalisti.
per arrivare a mettere insieme il pranzo e la cena, e facendo i giornalisti spesso si occupavano di quella che allora si chiamava, lo si chiamerebbe tuttora ma non esiste più, la terza pagina, cioè la pagina culturale del quotidiano. E quindi la critica militante era molto interessante. Ora il discorso è questo, che gran parte però della fortuna, cioè diciamo che la letteratura italiana e la poesia e la narrativa e il teatro e buona parte anche della canzone italiana, se noi intendiamo la canzone come un ramo della poesia, ovviamente, è stata fortemente compromessa da quella che era la critica, e la critica di accademica e la critica militante, perché la critica in Italia ha sempre fatto capo, e questo va detto, e io non sono sicuramente una persona di destra, però ha sempre fatto capo alla sinistra, o comunque sia ad una posizione organica di partito, cioè era legata principalmente al PCI, va bene? Quindi di conseguenza di matrice massimalista e marxista. Ok? Che ha fortemente compromesso invece la letteratura, perché spesso gli ha dato una lettura troppo sforzata, troppo montata, Viziata, viziata, sì, distorta, sì. certo, distorta, insomma, no? Di quella che era fatto, ma soprattutto la critica militante dell'Italia che ha avuto sino agli anni Ottanta, di questo era nata. Diciamo, era nata a seguito dell'antifascismo, quindi era una critica comunque sia di natura antifascista, però paradossalmente per il potere che poi è venuta a acquisire in un trentennio, cioè quel trentennio che va dal 50 all'80, va bene? Diciamo che è diventata una critica talmente potente che essa stessa ha fatto una sorta di fascismo. È diventata una sorta di dittatura, e quindi di conseguenza uno scrittore, se voleva essere ricordato, uno scrittore se voleva essere considerato, uno scrittore se voleva essere parlato di lui in qualche maniera, doveva passare appunto dalla critica militante, cioè doveva passare dalle considerazioni della critica militante. Ed è il stesso fatto che, come constatavo qualche giorno fa assieme, che per esempio certe idee che Pasolini ha sviluppato negli anni 70, tipo per esempio la questione del governo, la questione del ripensare alla nuova figura del cittadino come soggetto, come luogo di soggetti politici, va bene, eccetera, eccetera, queste cose qui le diceva Carlo Levi nel Cristo si è fermato a Evoli, che è un libro degli anni 40. Quindi in qualche maniera aveva anticipato Pasolini, questo non voglio dire che Pasolini si è rifatto a Carlo Levi, se no non capiamo quello che voglio dire, ma quello che voglio dire è che Pasolini poi ne è uscito un martire dalla critica italiana, nonostante tutto Pasolini non fosse considerato minimamente in vita dalla critica italiana, così dimenticando per esempio tanti autori, cioè hanno fatto un martire di Pasolini, però per esempio Penna, che era un autore molto sensibile, che addirittura forse è l'unico dei poeti italiani a potersi considerare un poeta ellenico, del Novecento, è stato completamente abbandonato e dimenticato. Ecco, questo è in sostanza il discorso. E adesso facciamo una domanda un po' al contrario di quello che abbiamo detto. Un autore che secondo te, nel corso del Novecento è stato sopravvalutato dalla manualistica, dalla saggistica, di cui si è parlato troppo e magari troppo bene, quando in realtà l'attività letteraria era molto inferiore da quello che Ma la sicuramente è critica. stato molto abusato l'idea di Moravia. Moravia è un autore sopravvalutato. Sopravvalutato anche perché, vedi, l'importanza di un autore, di un romanziere, di un poeta, di un autore di teatro, ma anche di uno sceneggiatore di cinema, la vedi a distanza di tempo. Cioè, vale a dire, se quell'opera è un'opera attuale, nel tempo in cui tu vivi, va bene, anche a distanza di secoli o a distanza di anni, beh, quello è un autore che, anche se tu lo sopravvaluti, ne hai tutte le ragioni, perché ha scritto delle cose che sono sempre e rimarranno sempre attuali. Molte cose di Moravia purtroppo non sono più attuali,
cioè erano rilegate a quel tempo. Un altro autore, secondo me, sopravvalutato, che è stato considerato anche il Céline italiano, eccetera, eccetera, ma per il semplice fatto che faceva due coglioni, scusatemi l'espressione, con la questione del dolore, eccetera, eccetera, era stato Carlo Emilio Gadda, che certo ha avuto delle intuizioni geniali su alcune opere, tipo per esempio quel pasticciaccio brutto di Via Merolana, è stato lui a portare il giallo in Italia. Prima di Carlo Emilio Gadda non c'era stato nessuno. È certo che se uno legge La Madonna dei Filosofi o legge La cognizione del dolore, siamo di fronte a un grande autore, sì, sicuramente. Però io starei molto attento a dire che Carlo Emilio Gadda è il più grande scrittore del Novecento, come invece è stato considerato purtroppo dalla critica. Ecco, poi sai. Autori sopravvalutati, e ce ne sono tanti, Per quanto io riguarda invece la preferisco. poesia, ad esempio, molti hanno parlato dell'Alda Merini come una poetessa sopravvalutata o comunque sia. Non sono un po' d'accordo con chi parla di Alda Merini sopravvalutata, però il discorso di Alda Merini è che Alda Merini è una figura talmente atipica che non la puoi catalogare, quindi automaticamente non potrebbe essere, cioè non la puoi definire. E quindi ciò che non si può definire, non, certo, per carità, una grande poetessa, però rimane il fatto che probabilmente quello che dà risonanza a Alda Merini è il discorso della sua vita, soprattutto. Cioè l'aspetto biografico, la sfera biografica di Alda Merini è subentrata con prepotenza sulla letteratura di Alda Il Merini, ecco. disagio esistenziale, certo. Certo, tutte queste cose qui, la povertà, vivere una vita al margine, insomma, L'indigenza, sì. Ok, sì, indigenza, eccetera, eccetera, certo. ti ringraziamo per questa chiacchierata e speriamo appunto di poterne fare un'altra prossimamente. Bene, grazie Grazie. a te, ciao.